non è così semplice quando uno poi si accorge quando lo traduce un autore. Non è un autore facile da leggere, ma è un autore in cui un po' bisogna lasciarsi andare, perché ha delle particolarità di scrittura come cambi, salti narrativi da un personaggio all'altro, da un tempo all'altro, addirittura da un'epoca all'altra della storia, ma ha una capacità di scrivere il suo stile, ti porta a seguire perfettamente questi cambi e questi salti narrativi e a seguire perfettamente poi la storia. E secondo me bisogna un po' appunto leggerlo e lasciarsi andare. Ok, senti, l'ultimo di Jaume Cabré che hai tradotto, se non vado errato, è Quando arriva la penombra. Cioè, sì. Quali sono le problematiche o le tematiche di questo romanzo? Ed è un libro di racconti, è un libro di racconti con la tematica che li tiene insieme, diciamo, è quella del male nell'uomo, cioè nel punto di penombra, il punto oscuro che porta un uomo qualsiasi a far del male. In tutti i racconti c'è una morte, c'è che può essere violenta, c'è anzi più delle volte una morte violenta, ed è appunto una Si perde la voce. T'abbiamo perso. Non si sente. Sì? Pronto? È risparita. Era andata via la voce. Quindi stavi parlando della morte, ci sono dei morti in tutti i suoi racconti di questo sì, volume. Sì, e che quindi è un po' appunto uno sguardo su questa zona di penombra che c'è nell'uomo, tutti gli uomini, e che porta al male. Ok, senti, hai tradotto anche Mercè Rodoreda, che insomma è un classico della letteratura catalana. È stata, diciamo, il fatto di tradurre un personaggio così, che insomma, che impressioni hai avuto e come è stata questa traduzione? Sì. Ho tradotto di Mercè Rodoreda quanta guerra. E, intanto appunto confrontarsi con un classico come Mercè Rodoreda è stato per me molto, molto importante. E, è un romanzo che mi è piaciuto molto, che consiglio, di cui consiglio la lettura sicuramente. E Mercè Rodoreda anche lei ha un linguaggio appunto che nella lettura è molto facile, però se lo andiamo ad analizzare bene è un linguaggio molto preciso, cioè è un linguaggio semplice, può sembrare semplice alla lettura, però in realtà è un linguaggio molto preciso in cui ogni parola ha la sua importanza. Bene, non so, sto scorrendo l'elenco delle tue traduzioni e salto da un autore all'altro. Adesso mi viene qua sotto Silvia Solé, che tempo addietro abbiamo intervistato. Tu hai tradotto uno dei suoi libri, L'estate che comincia. Ecco, che ci puoi dire di Silvia Solé e dei suoi testi, e in particolare di questo L'estate che comincia? Sì, io ho tradotto sì solo questo romanzo di Silvia Solé, ed è un romanzo piacevole, è una storia che presenta anche delle problematiche e che presenta una serie di rapporti umani che la rende molto vicina. Ho letto anche a volte delle recensioni, più che altro dei commenti di lettori su internet su questo libro, mi è sembrato proprio che
La cosa che piacesse di più era questa vicinanza nel descrivere queste relazioni umane. Bene, e vedo anche Alberto Spinosa, che è insomma noto per i braccialetti, ma tu hai tradotto un altro testo. Insomma, come è stata quest'altro testo, che la tua traduzione, insomma, che interesse ha questo libro di Spinosa, sì, o i libri in genere di lui? Beh, anche Alberto Spinosa affronta delle tematiche come possono essere appunto la malattia o la morte, e che quindi sono tematiche comunque che riguardano tutti noi, e lo fa con una introspezione anche molto poetica a volte, no? E questo libro in particolare si svolge in parte, in gran parte in Italia, e quindi è la storia di un figlio che parla della sua storia, del suo rapporto con il padre, e a me è sembrato appunto anche molto poetico come ne parla. Bene, senti, di tutte le traduzioni che hai fatto, a te, se ne dovessi scegliere una, quale ti terresti? Quale ti è, di tutti questi libri, quale ti è più caro? Quale mi è più caro? È difficile scegliere, davvero, non so, non saprei dirlo in questo momento. Ogni autore, diciamo, che ha un po' la sua caratteristica, che ti fa sempre poi piacere, no? Io penso sempre che un autore che magari a volte non conoscevo e che quando mi hanno dato ho cominciato a conoscere magari con la traduzione, e trovi sempre il punto in cui entrare così in connessione, poter avvicinarti, e c'è sempre un punto che ti piace, no? Della sua scrittura. Senti un po', ma quando devi fare una traduzione di un romanzo o di un libro di racconti di un autore, ti concentri su quel libro o leggi anche gli altri libri dello stesso autore? No, in genere mi concentro su quel libro, sì, se non conosco l'autore vado a leggere anche qualcosa che ha scritto, insomma altre cose che ha scritto, però in genere ovviamente mi concentro su quello, e soprattutto spesso cerco di leggere in italiano, proprio per mantenere un po' il contatto con la lingua, il contatto più, certo, un po' più fresco con la mia lingua. Senti, stai facendo delle traduzioni in questo momento? Sì, in questo momento sto facendo la traduzione di Cantujo e La montagna baglia di René Solà. Bene. Senti, un'ultima domanda. Hai tradotto Il segreto dell'ultimo figlio di Rafael Nadal, La maledizione del parmigiano. Sì. Ci puoi parlare un po' del libro? Sì, del libro, sì, di Nadal. È una storia interessante che avviene tra la prima guerra mondiale, diciamo, adesso è l'attualità, ed è la storia di due famiglie che si intrecciano. Quello che trovo molto bello nei libri di Nadal è tutta la parte storica, cioè ovviamente la storia di questi figli che poi diventano appunto bambini, ragazzi che crescono, e è comunque inserita in un contesto storico che è molto documentato, e questo appunto è molto, a me piace molto, e non solo, ma mi dà anche l'occasione di conoscere alcuni episodi che non conoscevo, magari anche stesso della storia italiana. Va bene. Perché questa storia, appunto, dicevo, La maledizione del parmigiano si svolge in Italia. Che poi adesso sta per uscire, credo, la,
un altro romanzo, Il figlio dell'italiano, anche questo, insomma, continua questa saga italiana di Rafael Nadal in qualche modo. Sì, esatto, sta per uscire adesso, credo sarà a marzo. Sì, e continua questo contatto che ha Nadal con questo interesse che ha con la storia italiana. Sì. È un romanzo, appunto, quello basato ovviamente romanzato, però anche la storia che racconta è basata su una storia vera. Va bene, allora Stefania, grazie mille di questo contributo, in bocca al lupo per le prossime traduzioni e a risentirci. Grazie, che l'hai venuto. Alla Arrivederci. prossima, grazie. Buonasera e ben ritrovati. Si parte con la nostra, la vostra musica, consapevoli che in questi momenti di confinamento il nostro ruolo è diventato di servizio pubblico e quindi la programmazione musicale cercherà di assolvere a questo compito. No voulez mes copes, ci canta Judith Neverman, canzone che si trova nell'album Nua del 2018. E che il ricavato del pezzo andrà a sostegno dei feriti e perseguitati del 1° ottobre. Non vogliamo più colpi. Ofegaràs milers de crits, buidaràs els cadells. Brutes de sang, les teves mans tacaran el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt. Agonitza d'egoisme i de maldat i amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan amunt demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu. Demanant que us atureu i així pugui resoldre